Il sindaco di Solbiate Arno, Marco Riganti, ci racconta pregi e difetti del suo paese. Ma i pregi di Solbiate sono sicuramente il lavoro, la laboriosità dei suoi cittadini e la voglia di fare e comunque di resistere. Un altro grande pregio, non legato al mondo produttivo, al lavoro, è l'associazionismo. A Solbiate ci sono tantissime associazioni. Dal punto di vista amministrativo sono sempre state sostenute da tanti anni, lo stiamo facendo ancora adesso, ovviamente con risorse ridotte, ma credo che questo sia un grande bagaglio di Solbiate che debba essere mantenuto comunque. Esistono associazioni sia di persone nel settore sociale, sia nel settore sportivo e soprattutto nel settore del volontariato. Personalmente, e anche gli amministratori che ci sono stati nel passato a Solbiate hanno sempre puntato su questo e devo dire fino ad oggi con ottimi risultati. Questo consente anche all'amministrazione di ottenere qualche risultato migliore rispetto magari ad altre che hanno meno volontariato e meno associazioni. Va, secondo me, diffusa maggiormente tra i giovani. Voi immagino abbiate visto oggi Avis. Avis è un esempio importante di un'associazione che ha saputo rinnovarsi ad attrarre nuove forze, nel senso che ci sono tanti ragazzi giovani che si dedicano soprattutto in questi giorni alla manifestazione Avisina annuale, che produce delle belle entrate che poi dopo vengono destinate al volontariato e alle persone che hanno bisogno.